Germania? Quindi praticamente anche loro stanno aspettando il momento giusto per poter partire e poter lasciare l'Italia. La maggior parte di loro non viene identificati proprio per permettergli, tra virgolette, di poter andare oltre. È anche vero che, come vedete, queste persone vivono in una condizione non idonea e tra questi ci sono sempre e solo i bambini. Sono molti minorenni che vivono ovviamente tra queste persone, tra questi gruppi di etnici. Sono una decina di persone che devono andare, aspettano, attendono di poter andare in Germania. Ciao! Quindi praticamente c'è chi aspetta di andare in Germania, chi aspetta di andare in Norvegia, chi in Scandinavia. Quindi le alternative possono essere diverse. Ah, poi lui praticamente si vuole congiungere con la sua famiglia in Norvegia. Ah? Praticamente 2000 euro per poter arrivare qui in Italia. No. How old are you? I'm 16. I'm 17. Quindi praticamente tipo abbiamo ragazzi di 16 anni, 18 anni, 13 anni, 14 anni che più di loro appunto non sono accompagnati. E come diciamo hanno pagato dai 2.000 ai 5.000 euro per poter arrivare in Italia e ora dovranno ovviamente trovare una soluzione per poter guadagnare altri soldi per poter ovviamente lasciare l'Italia e congiungersi alcuni almeno più fortunati con altri familiari in altre parti di Europa. What? To arrest? Yeah. 8,000.
Okay. Lui dice praticamente che... But other police coming 3000. Ok, è stato arrestato più volte, lui insieme agli altri, ha dovuto corrompere la polizia, o meglio la polizia per poterlo lasciare libero, ha voluto dei soldi. La prima volta 200 euro, la seconda volta 300 euro. Di conseguenza quei soldi che servivano per poter attraversare l'Italia loro non ce li hanno più. E quindi il problema fondamentale oggi per loro è contattare la famiglia in Eritrea o negli stati europei. Ok, lui è stato addirittura tre mesi. Ok, lui ha pagato praticamente 400 dollari ed è stato arrestato per tre mesi, quindi fermato e arrestato per tre mesi proprio in Libia, prima di arrivare qui. Quindi effettivamente ci sono delle persone, dei ragazzi che appunto loro sono dei profughi con delle difficoltà, ma poi tra di loro ovviamente ci sono anche persone che non hanno nessun diritto di dover arrivare sul territorio italiano perché non hanno queste condizioni di emergenza. Praticamente lui dice normalmente giustamente con un treno paghi 300 euro, 200 euro, mentre per gli scafisti sul posto dipende, c'è anche chi ne chiede 800, 1000 euro, però qui più volte abbiamo sentito problemi perché ci sono i truffatori, quindi a questi ragazzi rubano i soldi con la scusa e la speranza di poterli portare e farli congiungere con i propri familiari, ma in realtà non arriveranno mai perché i soldi gli vengono rubati, oltre a essere ovviamente già derubati in Libia dagli stessi poliziotti e istituzioni del posto. Quindi questo è il posto. Ok, grazie. Come vedete, con l'ultimo smartphone e l'ultima tecnologia, tutti hanno un cellulare, tutti chiamano le proprie famiglie e tutti vivono ovviamente così. Da quanto tempo è stato qui? Io 5 anni. 5 anni, sì, in Italia. Loro? Loro arrivano adesso. Arriva adesso? 3 giorni fa, 4 giorni. Ma quanto tempo stanno prima di andare in Germania? No, non lo so, quasi una settimana. Aspettano che arrivano soldi per loro. Sì. Chi glieli manda? Loro, fratelli, i fratelli e vanno in fuori Italia. Ci sono in fuori Italia, sì. Mandano soldi a loro. Sì. Anche se qualche persona in Italia, okay, lavorano, sì, aiutano. Okay. Okay. Ma chi li porta poi in Germania? No? Chi li porta in Germania? Non lo so, io non conosco loro. Edu. Loro mi hanno detto... ma dico solitamente loro per raggiungere altri paesi. Per raggiungere altri paesi loro. Sì. E ovviamente ci vuole il permesso, no? Sì. Non lo so, io però loro vanno col treno a pagare. Sì, però sappiamo anche che se col treno non posso andare. Ti vanno così. Ma il treno, in molti casi, ti bloccano alla frontiera per farlo passare. Sappiamo che qui si paga una cifra per andare illegalmente anche. Come non lo sai? Io ho venuto per dire troppo solo. No, lo so, però dico, loro per poter arrivare, devono andare dalla loro famiglia. Devono andare dalla loro famiglia. Se lo Stato italiano li blocca, non li fa andare, devono raggiungerli. Però io penso che loro vanno con il treno, andare al centrale vanno con il treno, nessuno blocca loro, si metterà. Ma qui mi hanno detto che pagano 1.500-2.000 euro per andare.
Fonte del San Carlino, la zona storica di Milano, quella dei Promessi Sposi, dove le attività commerciali sono in piena crisi a causa del bivacco, purtroppo, dei profughi. Ma è anche vero che moltissime attività etniche aprono come funghi perché c'è il business dei nuovi arrivi, il business dei clandestini. Un bivacco che dura da anni, dall'anno scorso precisamente, dove interi palazzi, i cittadini, quindi anche i commercianti, si sono ribellati a questo stato di cose.